Ciao, sono Cristian Ferlaino, sono il coordinatore scientifico di Felice Conflenti e insegnante di Zampogna insieme a Giuseppe Muraca. Felice Conflenti organizza una serie di eventi residenziali incentrati sulla trasmissione della cultura coreutica e musicale della Calabria Tirrenica Centrale. Gli eventi più importanti avvengono nell'ultima settimana di luglio e alla fine dell'anno a dicembre. Gli eventi consistono di seminari e workshop di strumento, di danza e di intaglio e includono anche dei momenti teorici attraverso delle conferenze. Felice Conflenti è anche stato ospite dell'Istituto Italiano di Cultura di Marsiglia, dove abbiamo presentato dei concerti e dei seminari. Per maggiori informazioni potete visitare la pagina www.feliceconflenti.it, scriverci a info@feliceconflenti.it o raggiungerci sulle nostre pagine Facebook e Instagram. Ciao! Mi chiamo Giuseppe Muraca e faccio parte del gruppo di ricerca di Felice Conflenti. Insieme al mio amico Christian Ferlaino teniamo il corso di Zampogna della Presila. Questa Zampogna viene classificata come conflentana e fa parte della famiglia delle surduline. A differenza di esse, questo strumento è più lungo, di conseguenza abbiamo un suono più dolce e più basso. Purtroppo lo strumento è caduto in disuso nel dopoguerra, è stato sostituito quasi completamente dall'organetto e il repertorio non prevede la presenza del tamburello ed è un repertorio da ballo e per il canto. Quello più usato nell'area del Reventino, anche a Conflenti e tutti i paesi vicini, anche se in parte viene usato pure il quattro bassi, e questo è un accenno della Piacentara, la sonata tipica che è legata al ballo di Conflenti. Spero che ci vediamo presto a Felice Conflenti. Un saluto a tutti. Allora, salve a tutti, io sono Giuseppe Gallo e durante l'edizione estiva e l'edizione invernale di Felice e Conflenti tengo il corso di canto tradizionale. Durante questo corso cerco di trasmettere agli iscritti i canti antichissimi che si usavano nel territorio della zona del Reventino. Il Reventino è un monte, potete vedere alle mie spalle. E i canti che si usavano in questa zona sono canti polifonici, cioè a due o tre voci, e si facevano sull'organetto otto bassi, questo strumento che ho in mano. E vi faccio ascoltare adesso, insieme a mio fratello, una piccola esecuzione.